Padre e figlio nascondevano droga nella loro officina meccanica a Villa Ricca. I carabinieri hanno tratto in arresto Bruno e Cristian Cammarota, rispettivamente di 46 e 21 anni, all'interno dell'officina in via Consolare Campana. I carabinieri durante i controlli hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente in un armadietto, in particolare ben 60 kg di hashish divisi in 600 panetti marchiati dalla scritta Tommy e il simbolo dell'euro, un marchio che viene usato di solito per identificare il fornitore e far capire all'acquirente il livello qualitativo della droga. Inoltre, nell'armadietto c'era anche un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, che se messo sul mercato avrebbe fruttato oltre 600.000 euro. I due meccanici sono stati trasferiti al carcere di Poggioreale.